È un regalo molto importante perché il nostro reparto sta facendo un percorso molto avanzato per dare le competenze a tutti i medici di guardia della rianimazione a riconoscere attraverso questo apparecchio delle situazioni estreme che ci possono permettere di salvare molti bambini, cosa che fino a qualche anno fa non era possibile. Adesso con queste nuove attrezzature e con le esperienze che i miei uomini hanno fatto, questo è un mezzo in più che dà una forza in più a un reparto così difficile come la rianimazione. Quindi vi ringraziamo tantissimo. Grazie. Bella, questa bella cosa, ed è chiaro che un reparto come questo ha bisogno di tutto. Il pubblico non ce la fa ad arrivare a tutto, e allora meno male che esistano persone come voi che hanno questa sensibilità e possibilità ovviamente di venirci incontro. Gaslini è quello che è proprio perché ci sono persone come voi. Gaslini è un patrimonio della gente, non è nostro, e quindi continuarlo a mantenere su questo livello vuol dire continuare a permettere a tutti quelli che ne hanno di bisogno di trovare le cose migliori e le migliori cure. Da soli non ce la facciamo e i nostri benefattori sono quelli a cui va il merito del mantenimento del livello del nostro istituto, per come è stato conosciuto, per come nel tempo ha operato e per come opererà. Questo è un libro che è una storia di fotografie di tutti i bambini, che è molto rappresentativa ed è una cosa carina. Grazie. Che diamo alla nostra... L'angioletto, c'è l'angioletto che tiene la chiesa, che è il simbolo della nostra, del nostro istituto. E questa quindi... La ringraziamo così al ricordo del suo dono al Gaslini. Eh?